Lo schianto lungo la Triestina e improvvisamente Emilian Ciobanu si è ritrovato solo, a 19 anni senza mamma, papà né la sorella. Quella notte perse la vita anche la giovane Jyotika Piaser, residente a Mestre. Da quel giorno sono in molti a chiedersi come poter aiutare concretamente Emilian, che deve ancora finire la scuola. Il sindaco, insieme ai servizi sociali del comune, che da subito si sono attivati per aiutare il 19enne, l'ha incontrato prima della partenza per la Romania, dove il ragazzo trascorrerà il Natale con i nonni. Il positivo c'è che qualche cittadino jesolano ha manifestato l'intenzione e la volontà di incontrarlo, chi per pagargli i corsi scolastico che sta facendo e chi anche per dargli, finché non finisce la scuola, finché non è in grado appunto di mantenersi, stipendio mensile per appunto per aiutarlo, visto l'enorme disgrazia che gli è successo. Per chi volesse aiutare Emilian, il comune ha già pensato a come si potrà fare una volta che il 19enne sarà rientrato dalla Romania per finire la scuola. C'erano delle associazioni che si sono prestate per raccogliere i fondi, ma il consiglio che abbiamo dato anche noi per evitare burocrazie e lungaggini, siccome questo ragazzo da poco, ma è maggiorenne, si aprirà, cioè ha già un conto corrente, quindi ci darà i dati del suo conto corrente, l'IBAN eccetera, e chi vuole fargli delle donazioni, ma so che qualcuno l'ha già fatto, può farlo tranquillamente, perché ovviamente è un caso che ha commosso tantissime persone, giustamente. Il comune lo divulgherà sui canali appena lui ritorna appunto, e poi vanno direttamente su un conto intestato al ragazzo.